Mario vuole perdere peso e avere gli addominali per impressionare la sua crush più grande, Peach. Mario è totalmente perso di Peach. Quindi va su internet, cerca degli articoli, ne legge uno e il giorno dopo è pronto per perdere peso e avere i suoi fantastici addominali. Quindi Mario si sveglia e la prima cosa che fa è bersi mezzo litro di aceto di mele, perché è fantastico per la perdita di peso e per bruciare grassi. Dopodiché si avvolge completamente nella pellicola da cucina per poter sudare di più e infine inizia a fare 2000 sit-ups. Infatti Mario dovrà fare 2000 sit-ups al giorno per il resto della sua vita. Mario, cosa c***o mi conviene? Potremmo quasi aggiungerci tratto da una storia vera. Infatti quando io ero un bambino, avevo 8, 9, 10 anni, sembrava che perdere peso fosse una missione impossibile. Sembrava qualcosa di fantasmagorico, di magico, di divino persino. Perché tutti gli adulti che avevo intorno ne parlavano come qualcosa di complicato. In più, quando accendevo la TV, vedevo questi esperti con 5, 6, 7, 8, 9 lauree che davano i consigli. E sembrava che solo loro sapessero come si perdesse peso. E poi questi esperti della salute pesavano 110 kg. Poi per fortuna sono cresciuto, ho fatto le mie ricerche, ho scoperto che perdere peso non è poi così complicato. E in questo video voglio spiegarti tutto quello che ho scoperto sulla perdita del peso e darti le conoscenze degli strumenti in modo che tu possa iniziare a perdere peso già da oggi. Piccola parentesi prima di iniziare, per chi è questo video? Per te che sei al 10% di massa grassa e vuoi diventare tirato come C-Boom al Mister Olympia? Assolutamente no, questo video non è per te. Questo video è per te che hai quei 5, 10, 15, 20, 25 kg in più, anche di più, non mi interessa, non lo so, questo lo sai tu, e vuoi iniziare a perdere peso ma non sai come, oppure pensi di saperlo ma non è poi così giusto. Quindi questo video è per te che guardi verso giù e vedi un po' la pancia, o vedi un po' tanto la pancia, se sei una donna incinta non è quello il caso, va bene, oppure per te che hai queste dannate maniglie dell'amore e non sai come toglierle. Leone, ora che sai che questo video è per te, partiamo. Ho diviso questo video in 7 punti per organizzare il tutto al meglio. Dovresti trovare tipo i capitoli qui sotto. Ci tengo a dirti che i primi consigli saranno i più facili, più scontati, e poi più andremo in là più inizieremo con le cose interessanti. Però le basi sono fondamentali. Questi primi consigli sono quasi tutto. Punto 1. Calorie dentro, calorie fuori. La cosa fondamentale che risolverà il 90%, e non sto scherzando, proprio il 90% dei tuoi problemi della perdita di peso è questa: il bilancio energetico. E non voglio usare termini complicati, adesso ti spiego che cos'è. Il bilancio energetico è semplicemente il rapporto tra le calorie che assumiamo e quelle che bruciamo ogni giorno. Calorie dentro e calorie fuori. Infatti per calorie dentro intendo tutto il cibo, l'energia e le calorie che assumiamo ogni giorno attraverso il cibo. Per calorie fuori intendo tutte le energie e le calorie che bruciamo per fare tutto quello che dobbiamo fare durante le nostre giornate, ovvero vivere, correre, camminare, portare a spasso il cane, allenarsi in palestra, fare l'amore o con l'amorosa oppure con il sapore. Fate l'amore con il sapore. Dato che tu vuoi perdere peso, questo bilancio energetico deve essere negativo. Cosa vuol dire? Che ogni giorno devi bruciare più calorie di quante ne assumi. Credimi, il 90% dei problemi della perdita di peso è risolto con questa cosa. Devi bruciare più calorie di quante ne assumi. È così semplice. Ogni giorno. Adesso tu mi dirai, ogni singolo giorno? No, non è che se un giorno per sbaglio mangi più calorie di quante ne bruci, allora perdi tutti i tuoi progressi. Ma mediamente, tipo anche a livello settimanale, devi bruciare più calorie di quante ne hai assunte. Così andrai a perdere peso. Per quanto riguarda quante calorie bruci, devi semplicemente sapere qual è il tuo metabolismo basale e l'attività che fai ogni giorno. Il metabolismo basale è quel numero di calorie che il nostro corpo consuma ogni giorno semplicemente per esistere. Infatti il tuo cuore richiede delle energie per funzionare, non è che lo fa gratis così, ha bisogno proprio di energia per essere pompato. Come fai a sapere quant'è questo valore? Ti lascio qui sotto in descrizione un calcolatore in cui devi semplicemente inserire i tuoi dati e lui farà la magia e ti dirà, ok, prendiamo me come esempio. Sei alto 1,75, pesi 80 kg, hai 22 anni, tu bruci questo numero di calorie al giorno semplicemente per esistere. Poi oltre a questo numero di calorie devi aggiungerci quelle di attività fisica che fai ogni giorno. Come fai a sapere quanto sono? Non devi essere preciso al millimetro, devi solo sapere che se ti alleni 3 volte a settimana sei un po' poco attivo, se invece ti alleni 6 volte a settimana sei abbastanza attivo. E questo può anche dipendere dal tuo lavoro. Infatti se tipo fai un lavoro veramente pesante come il muratore, sicuramente brucerai molte più calorie di uno che sta tutto il giorno seduto in studio davanti al computer. Ma credimi, ti lascio il link qui sotto di un calcolatore che ti farà capire più o meno a grandi linee quante calorie bruci ogni giorno. Ripeto, non devi essere preciso al millimetro, devi avere un po' un
un'idea. Un altro metodo fantastico per capire quante calorie brucio ogni giorno, non ce l'ho addosso perché è in ricarica, ma è lo smartwatch. Io ho uno smartwatch bello potente che mi dice abbastanza con precisione quante calorie brucio ogni giorno e quindi mi ci posso abbastanza fidare. Ti lascio il link qui sotto, ma non è detto che ti serva uno smartwatch. Tanti smartwatch però, soprattutto quelli che costano poco, ti danno dei numeri assurdi che non c'entrano un cazzo. Quindi se ti affidi allo smartwatch, assicurati che sia davvero di qualità. Bene, sappiamo quante calorie brucio ogni giorno, adesso devi sapere quante ne assumi ogni giorno. Come fai a saperlo? Devi calcolarlo. Puoi farlo con una semplice applicazione come MyFitnessPal, che è un'app conta calorie, ovvero tu selezioni cosa mangi, pasta, la quantità, 100 grammi, e lui ti dice, ok, questa pasta ha 347 kcal ogni 100 grammi. Fai questo per tutto quello che mangi ogni giorno e sai quante calorie assumi più o meno ogni giorno. Adesso, questa deve essere una guida semplice e rapida. Probabilmente, come ti ho detto di calcolare tutte le calorie che assumi ogni giorno, hai storto abbastanza il naso. Sto forse sbagliando? Uno, ti dico, non è così complicato e non ti serve neanche la versione premium di MyFitnessPal, ti serve semplicemente quella gratuita. E due, ti dico, inizia ad utilizzare l'app di MyFitnessPal a capire che, ok, quei 100 grammi di pasta hanno 350 kcal, che quel Big Mac che ti sei mangiato l'altra sera ha 600 calorie. Inizia a capire quante calorie hanno i cibi che consumi e questo ti permetterà di iniziare ad entrare nel mindset che, ok, quello lì tot calorie, quello lì tot calorie, quell'altro tot calorie. Ovviamente non è il metodo più preciso, se tu riesci a traccare tutto quello che mangi, fantastico. In più ti dico un'altra cosa, la maggior parte delle persone, io compreso, mangiano ogni giorno quasi le stesse cose. Quindi tu, una volta che ti calcoli per 3, 4, 5 giorni di fila quello che mangi e ti accorgi che sono sempre le stesse cose, sai che le calorie che assumi sono più o meno quelle. Perché sono sicuro che se tu vuoi iniziare a perdere peso, da domani non inizierai a mettere ogni singolo giorno, ogni alimento, le quantità che mangi. Devi iniziare a fare le cose semplicemente e iniziare ad adottare questo stile di vita. Perché infatti io non ti sto proponendo di perdere peso per 2 settimane e poi rimetterlo su. Ti sto proponendo da oggi di iniziare ad entrare in un nuovo mindset, un nuovo stile di vita. E credimi che è l'unico modo che ti aiuterà ad avere risultati duraturi nel tempo. Non stiamo cercando scorciatoie di 2 settimane, 1 mese prima dell'estate. Stiamo cercando di entrare in un mindset completamente diverso. Quindi fai le cose semplicemente, inizia a capire che MyFitnessPal ti aiuta a contare le calorie e che se mangi le stesse cose ogni giorno assumi più o meno le stesse calorie ogni giorno. Fermi che devo idratarmi. Sto parlando come una macchinetta. Ora che sai quante calorie assumi ogni giorno e quante ne bruci, devi semplicemente creare un piccolo deficit calorico. Cosa vuol dire? Quello di cui parlavamo prima, ovvero che devi assumere un po' meno calorie di quante ne bruci ogni giorno. Di quanto deve essere questo deficit calorico? Di 3/500 calorie. Infatti se il deficit calorico è di meno di 300 calorie, sì, otterrai dei progressi, ma molto 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 lentamente a mio parere. Infatti se il deficit calorico è di 100 calorie, a parte che è difficile da calcolare 100 calorie esattamente, se ci pensi comunque è abbastanza logico. Devi visualizzare il tuo corpo come una macchina. Se tu nella macchina butti più carburante di quanto ne ha bisogno ogni giorno, ovvero mangi più calorie di quante ne consumi ogni giorno, la macchina, che è il nostro corpo, inizierà ad accumularle sotto forma di grasso. Se invece tu ogni giorno usi più carburante di quanto ne metti dentro, il nostro corpo inizierà a tirare fuori quelle energie che gli mancano per andare avanti. Da dove? Dal grasso che ha accumulato in precedenza. Il concetto molto semplicemente è questo. Punto 2. Macronutrienti. Il cibo che mettiamo ogni giorno nel nostro corpo è composto da macronutrienti e micronutrienti. Ora mi concentrerò sui macronutrienti, che sono quelli che ti interessano. I 3 macronutrienti che devi conoscere sono le proteine, i carboidrati e i grassi. Ora potrei perdere ore della mia vita a parlarti di a cosa servono questi macronutrienti, che funzioni hanno, eccetera, eccetera, in che quantità esattamente devi assumerli, eccetera, eccetera, ma non è questo il video. Tutto quello che devi sapere è che tu hai bisogno di tutti e 3 questi macronutrienti. Sì, anche dei grassi, non lasciarti ingannare dal nome. E ovviamente devono essere bilanciati nelle giuste quantità. Vuoi sapere esattamente come suddividere le calorie che assumi ogni giorno in questi macronutrienti? Ho fatto un video 2 anni fa, te lo lascio qui sotto in descrizione, in cui ti spiego tutto nel dettaglio. Lo rifarò a breve, un video del genere, in modo insomma da aggiornare un po' il mio catalogo, ma in quel video spiego tutto quello che devi sapere. Intanto tutto quello che devi sapere è che 1. Le proteine sono fondamentali. Se vuoi costruire muscolo, mantenere massa magra, sono fondamentali. E in più cosa fanno le proteine? Ti saziano molto. Infatti se io mangio 500 calorie di carboidrati o 500 calorie di proteine, le proteine mi sazieranno molto di più, ed è una cosa fondamentale quando stiamo cercando di perdere peso, perché se io mangio un pasto e mi sento molto più sazio, poi avrò meno fame durante il resto della giornata. Quindi le proteine vanno priorizzate. Quante proteine devi mangiare ogni giorno? Più o meno 2 grammi per chilo di peso corporeo. Io peso 80 kg, quindi per 2 fa 160 grammi di proteine al giorno. Eh no, 2,2, no 1,7, non mi spacca
spaccare il cazzo 2 grammi al giorno e ti assicuro che sei sereno. Non stiamo cercando di diventare Cibum al Mister Olimpia, ok? Ripeto, se vuoi saperne un attimo di più ti lascio il link in descrizione sui macronutrienti, in cui capirai molte belle cose. Ma tieni a mente, proteine da priorizzare 2 grammi al giorno e in più assumere grassi 20-30% delle calorie giornaliere. Perché? Perché sono fondamentali per tutta una serie di cose che non ti sto a spiegare adesso. Però i grassi sono molto molto importanti e no, non ti fanno ingrassare solo perché si chiamano grassi. Ultima cosa che aggiungo è mangia tanta verdura. Quanta, che tipo di verdura, ma ci metto questo? Mangia tanta verdura. Vuoi mangiarti mezzo chilo di insalata? Mangiati mezzo chilo di insalata. Di pomodori, di zucchine, di finocchi, di peperoni, quello che vuoi. Non mangiare mezzo chilo di frutta, non perché la frutta fa male, ma la frutta di solito è un pelo più calorica. Mangiati un po' di frutta, ma non esagerare. Verdura puoi esagerare quanto vuoi. Perché? Perché è piena di micronutrienti che ti servono, perché ti sazia, non ti fa avere troppa fame. Quindi vuoi esagerare con la verdura? Puoi esagerare con la verdura. Più avanti farò altri video in cui andiamo più nel dettaglio nell'argomento, ma per ora tutto quello che devi sapere sui macronutrienti è questo. Punto 3, allenamento. Guarda, non voglio neanche perderci troppo tempo. Devo anche dirtelo che ti devi allenare se vuoi perdere peso? Infatti questo capitolo avrei anche potuto chiamarlo movimento. Più tu ti muovi, più bruci calorie. Adesso, che allenamento devi fare? Qual è il più ideale? Ogni tanto leggo degli articoli del tipo: no, la corsa non serve a niente per la perdita di peso. Muoviti ogni giorno. Oddio, ma io devo recuperare? No, non devi recuperare. Se fai una camminata di 30 minuti non è che il giorno dopo devi recuperare. Inizia a entrare nel mindset che devi allenarti quasi tutti i giorni. Ma no, è troppo, non riesco. Non riesci ad allenarti ogni giorno? Muoviti ogni giorno. Vai a correre, vai a camminare, vai in palestra, fai un workoutino, vai a fare jiu-jitsu, inizia a fare l'arrampicata, vai in bici, porta a spasso il cane, quello che vuoi. Inizia a muoverti, questo ti aiuterà un casino. Devi entrare nel mindset che tu devi iniziare ad allenarti per il resto della tua vita. Il mindset è questo: oddio, ma io non ho voglia di allenarmi. Guarda che l'allenamento deve essere qualcosa di piacevole. Se fino ad adesso hai odiato l'allenamento, evidentemente stai facendo la cosa sbagliata. Perché deve esserci un'attività là fuori che ti tiene in movimento e ti aiuta a bruciare più calorie e perdere peso. Ripeto, non è essenziale che tu ti spacchi ogni settimana 6 volte alla settimana in palestra, ma inizia a fare qualcosa che ti piace. Allenati, vedrai che ti aiuterà a perdere peso. Tieni a mente la regola fondamentale delle calorie dentro, calorie fuori. Tu puoi allenarti anche tutto il giorno, tutti i giorni, ma se poi mangi più calorie di quante ne bruci, sei un pollo e non perderai peso. Devi bruciare più calorie di quante ne mangi. Punto 4, mindset e obiettivo. Questo punto voglio suddividerlo in due parti. 1, il tempo. 2, come ti vedi. Partiamo da come ti vedi. Sia chiaro, è importantissimo, quindi ascolta bene. Prendiamo un esempio. Attualmente pesi 90 kg, ma tu in realtà ne vorresti pesare 70. Infatti il tuo obiettivo è quello di arrivare ad essere di 70 kg. Adesso tu potresti riuscire finalmente a perderli questi 20 kg, a diventare una persona di 70. Ma può essere che anche nei mesi successivi li ributti su quei chili. Perché? Perché qua dentro tu ti vedi come una persona di 90 kg. Se il tuo obiettivo è quello di perdere 20 kg e diventare una persona di 70 kg, il modo migliore per farlo, e credimi, non è fantascienza, è di essere qua dentro una persona di 70 kg, di vederti come una persona di 70 kg. È fantascienza, perché dico ste robe? Semplicemente perché come ti vedi qui dentro implica i comportamenti che adotterai, come ti comporterai. Infatti, se tu sei una persona qua dentro di 90 kg, puoi anche perderli quei 20 kg, ma non ti riconoscerai neanche qua dentro, e qua dentro dirai: cazzo, ma io in realtà sono una persona di 90 kg, bravo, ne ho persi 20, adesso sono a 70, ma quanto potrà durare questa cosa? Quanto potrò rimanere a 70 kg? E se poi esco a cena una sera dopo l'altra e li rimetto su, inizia a vederti come una persona di 70 kg, a dire: fanculo, questo grasso in più non mi appartiene, questi 20 kg in più che ho addosso non mi appartengono, io sono una persona di 70 kg, perché ho questi 20 kg extra? Cazzo, devo iniziare a debellarli, da domani inizio a darmi da fare. Come? Grazie a tutti i consigli che mi ha dato Marco Tomasin. Tra l'altro, se ti sta piacendo il video, iscriviti al canale e lascia like. Ma inizia a vederti come una persona di 70 kg, e non è una cosa facile, ma pensa quanto sarebbe più facile se tu nel profondo di te fossi convinto di essere una persona di 70 kg e che quei 20 kg in più non ti appartengono, ce li hai avuti lì temporaneamente semplicemente perché ti è successo qualcosa nella vita per cui li hai buttati su. Tu sei una persona di 70 kg con 20 kg extra, quindi inizia a vederti come una persona di 70 kg, inizia a vederti come la persona che vuoi diventare e vedrai che inizierai a comportarti come quella persona. E sia chiaro, non voglio che inizi a passare le giornate dicendo: peso 70 kg, peso 70 kg, peso 70 kg. Piano piano inizia a convincerti qui dentro e vedrai come cazzo cambieranno le cose. È assurdo, è il potere della nostra mente. Il discorso è molto 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 più ampio, ne parleremo abbondantemente nel canale, ma inizia a fissarti in mente questo concetto. Altro aspetto, il tempo. Non fare il mio stesso errore, tantissime persone l'hanno fatto, ovvero: ok, da qui a 30 giorni perderò 5 kg, cambierò totalmente il mio fisico. Mindset sbagliato, perché da qui ai prossimi 30 giorni potresti anche riuscire a perdere
perdere quei 5 kg. Cosa succede però? Che per perdere quei 5 kg hai dovuto ribaltare completamente la tua esistenza e la tua vita. E hai dovuto focalizzarti totalmente sul perdere quei 5 kg. E una volta finiti quei 30 giorni, cosa succede? Che non hai più tutta quell'energia e quel focus da metterci nel perdere peso e quindi ritorni alla tua vita normale e infatti ributti su quei chili. Chiunque ha sbagliato e molte persone continueranno a farlo. E lo so, è un tasto dolente anche perché tra 30 giorni cosa inizia? Inizia l'estate e tu cosa volevi fare? Volevi metterti in forma per l'estate. Ok, in un mese non ci riuscirai. Brutta notizia. Cosa puoi fare invece? Puoi prepararti per la prossima estate. Dio, ma come la prossima estate? Leone, è così, non le faccio io le regole. Questo pensare a lungo termine ti aiuterà molto molto di più. Inizia ad implementare dei cambiamenti. Di, da qui al prossimo anno voglio averli persi quei 5 kg. Il progresso sarà più lento, ma ti assicuro che se il prossimo anno peserai 5 kg in meno vorrà dire che avrai adottato delle abitudini giuste, che il tuo stile di vita sarà cambiato, non ti sarai focalizzato per 30 giorni totalmente su quella cosa, ma proprio ti sarà venuto naturale e quindi avrai implementato delle cose che ti hanno reso la perdita del peso quasi facile. E in più, dopo quell'anno ti assicuro che sarà molto più difficile che tu ributti su quei 5 kg. Infatti, probabilmente quei 5 kg li hai persi a vita. Perché? Perché hai adottato lo stile di vita e il mindset giusto. Quindi l'obiettivo deve essere più a lungo termine. E questo è veramente l'errore che fanno tutte le persone. Io stesso l'ho fatto in passato e molte, molte, molte volte. Non fare lo stesso errore. Pensa a lungo termine, inizia ad adottare delle abitudini che ti porteranno nel tempo a perdere peso. Se sgarri, è finita. Questo è quello che pensavo io. Infatti, sai cosa è successo molte, molte volte? Ho iniziato una dieta, un piano alimentare per perdere peso. L'ho rispettato per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giorni. Poi, casomai, mi hanno invitato fuori a cena. Ho sgarrato, per dirti, di mercoledì ho sgarrato. Ho mangiato come un porco. Porca vacca, ho sbagliato tutto. Adesso devo riniziare da capo. E dato che ho fatto lo sgarro di mercoledì, il giorno dopo è giovedì, reinizierò lunedì. Quindi, oggi che è giovedì, mi sfondo di cibo. Tanto ho fallito la nuova dieta, la reinizierò lunedì. Poi mi sfondavo giovedì, venerdì, sabato, domenica come un porco e poi il ciclo si ripeteva. Se sgarri non è assolutamente finita, è normale. Su ogni percorso che intraprendiamo ci saranno degli ostacoli. Sgarrerai sicuramente. Una volta che sgarri, cosa devi fare? Semplicemente continuare con il tuo piano. Credimi che non muore nessuno se fai uno sgarro. In più dovresti aver capito che da adesso, da quando hai guardato questo video, la tua vita è cambiata. E non dico sotto sopra, ma da oggi tu hai adottato un nuovo stile di vita. E nel tuo nuovo stile di vita, se tu sgarri, non è un problema, perché il giorno dopo ti muovi un pelo di più, bruci più calorie e poi ritorni semplicemente alla tua vita. Quindi non è successo niente. Capita di sgarrare, capita di mangiare al di fuori della dieta. Se tu lo fai, ricordati che non è finita e che devi riniziare tutto da capo il lunedì dopo. No, il giorno dopo continui a vivere la tua vita, che è quella in cui stavi perdendo peso, in cui avevi delle abitudini nuove, più salutari, in cui mangiavi meglio, sapevi quante calorie introducevi nel tuo corpo, hai iniziato a muoverti ogni giorno, quindi non succede assolutamente niente. Mettitelo in testa. Lo sgarro molte volte viene usato come una scusa per poter sgarrare ancora e interrompere il processo. Non fare questo errore. Punto numero 6. Digiuno intermittente. Ho voluto metterlo qua prima di tutto perché io il digiuno intermittente lo pratico ogni singolo giorno. Non è nulla di fantascientifico. Non sai che cos'è il digiuno intermittente? Vuol dire semplicemente ridurre il tempo della giornata in cui mangi. Che tradotto significa togli qualche pasto dalla tua giornata. Che tradotto, nella maggior parte dei casi, vuol dire salta la colazione e non mangiare niente durante la mattinata. Adesso ci sono persone che non lo farebbero neanche se gli punti una pistola alla tempia. E ci sono persone come me a cui viene molto facile e naturale. Infatti io mi ricordo che quando ero alle elementari e alle medie non avevo mai voglia di fare colazione. E comunque la facevo perché mi dicevano che la colazione è il fottuto pasto più importante della giornata. Ho fatto di recente un video sul digiuno intermittente, te lo lascio qui, lì ti spiego tutto quello che devi sapere. Perché parlo del digiuno intermittente? Semplicemente perché è una tattica fantastica per introdurre meno calorie ogni giorno nel nostro corpo senza avvertire troppo il colpo, e questo ci aiuta in poche parole a creare un deficit calorico maggiore. Quindi valuta veramente il digiuno intermittente. Se poi non è per te, va bene, puoi perdere peso in altri modi, anzi in un solo modo, mangiando meno calorie di quante ne bruci ogni giorno. Il digiuno intermittente è un metodo semplice per farlo. Punto 7. Le basi. Questo punto lo do abbastanza per scontato. Cosa devi fare? Dormire e bere acqua. Non ci vuole un genio a capire perché. Tu puoi fare tutte le cose di cui ti ho parlato fino ad adesso. Se il tuo sonno, se dormi male, dormi 4-5 ore a notte, allora puoi prendere tutto e buttarlo nel cesso. Perché? Perché il riposo, il sonno, è una parte fondamentale della perdita di peso, ma in generale della salute. Quindi mettitelo in testa. Devi dormire di più, devi riposarti meglio. 7-8 ore a notte va benissimo. Faremo altri video su questo, ma mettitelo in testa. Devi dormire di più. Non puoi essere in un deficit calorico, fare tutte le cose di cui
cui ti ho detto e non dormire bene, altrimenti non vedrai i risultati. Poi c'è bere acqua, perché guardate qua, sono le 10:50 di mattina, io ho quasi finito 2 litri. Perché? Molto semplice. Prima di tutto, l'acqua è molto importante per il nostro corpo. Infatti siamo composti tipo dal 70-80% di acqua, una roba del genere. In più, dato che cercherai di perdere peso e sicuramente molto spesso avvertirai un leggero senso di fame, che va bene, deve esserci, avrai un senso di fame, mettitelo in testa, nulla che tu non possa affrontare, ma bere acqua cosa ti aiuta a fare? A riempire un po' lo stomaco e a fartelo passare. Infatti spesso, soprattutto durante le mattinate, io che faccio il digiuno intermittente, mi sale un po' di fame, tipo verso le 10-11, prendo un po' di acqua, la bevo e questo placa il senso di fame. Credimi, non è una cosa magica. In più, a volte berrai l'acqua e avrai comunque fame. Va bene, puoi tenere duro anche se hai un minimo di fame. Aspetta che arrivi il pranzo o il pasto successivo e mangia. Beviti un po' di acqua che ti riempie di più e fa benissimo. Quindi sonno e acqua, fondamentali. Abbiamo finito i nostri 7 punti e quindi adesso. Sai che per perdere peso devi creare un deficit calorico, ovvero bruciare ogni giorno più calorie di quante ne assumi. Sai qualcosina dei macronutrienti, ovvero quanto sono importanti le proteine, quante ne devi mangiare, sai che devi assumere grassi e anche mangiare tanta verdura, che è il consiglio meno sexy del mondo, ma va bene. Ovviamente sai che ti devi allenare o tenere in movimento ogni giorno con qualsiasi attività tu voglia. Sai qual è il mindset che devi adottare? Infatti tu sei una persona di, nell'esempio abbiamo detto, 70 kg, non sei la persona di 90, mettitelo bene in testa. Sai anche che il tuo obiettivo non deve essere a breve termine, tipo 30 giorni, ma deve essere a 6 mesi, a un anno. Devi adottare un nuovo fottuto stile di vita. Ovviamente sai che se sgarri non è finita, probabilmente proverai il digiuno intermittente e infine sai che devi dormire bene e bere tanta acqua. Chiudo il video dicendo che ti capisco, amico mio. Perdere peso nella teoria è semplice, ma non è facile applicarlo alla vita di tutti i giorni. Infatti puoi applicare tutto quello che ti dico, ma il tuo amico, il tuo collega siciliano un giorno farà il compleanno, quando sei a lavoro, quando sei a scuola, e porterà una vasca di pasticcini enormi e tu ne mangerai 5. Però piano piano devi iniziare ad adottare lo stile di vita di cui ti ho parlato oggi, ok? Il discorso alimentazione, perdita di peso, nutrizione, eccetera eccetera, è ampissimo, ma io ti ho dato tutte le conoscenze che devi sapere per iniziare a perdere peso a partire da oggi. E non devi aspettare 2 settimane che il nutrizionista ti faccia la scheda per iniziare a perdere peso. Non devi aspettare lunedì prossimo, perché questo weekend c'è il compleanno di tua mamma, di tuo nonno, il tuo compleanno, oppure devi andare in discoteca, e quindi non ha senso iniziare oggi. Devi iniziare oggi ad adottare queste strategie, credimi. Il mio lavoro qui è finito e ci vediamo nel prossimo video.